Grazie Federico Bertoni e Donata Meneghelli. Faccio una brevissima, giuro, introduzione per contestualizzare il motivo per cui siamo qua. Come non so se sapete, vabbè, questo posto ha un nome, si chiama Bartleby ed è uno spazio dell'università che l'università aveva dato in gestione agli occupanti che all'epoca avevano occupato degli spazi di via Capo di Lucca. L'università, riconoscendo il valore di queste attività, ha deciso di dare in gestione questo spazio al collettivo Bartleby. Dopo questa illuminazione, a bando, ancora prima che scadesse il bando, hanno detto: proviamo a dare una continuità al progetto Bartleby. Non esiste che questo progetto venga cancellato dalla città di Bologna, e quindi credo risaliamo ancora a giugno del 2010, adesso magari fondo gli anni, però a giugno 2010 ponemmo questa questione. Da giugno 2010 ad oggi la linea dell'università è sempre stata Bartleby deve morire, fondamentalmente non vi vogliamo più, non dovete più stare negli spazi di via San Petronio Vecchio, non c'è altra soluzione. E di fatto ogni volta che abbiamo provato a tirare in ballo sia il comune che l'università per trovare un posto che fosse adeguato alle esigenze di Bartleby, come vedete non abbiamo grosse pretese, questo posto è anche abbastanza dimensioni abbastanza relative, non ci è mai stata fatta una proposta, anzi siamo stati insomma al centro di numerosi attacchi sia da parte del comune che dell'università. Siamo qua ancora, quindi di questa cosa possiamo quantomeno vantarci. E una delle ultime uscite che ha avuto il rettore fu che l'università era compatta, nessuno più voleva l'esistenza di questo collettivo nella città di Bologna. Allora abbiamo cominciato un po' a lavorare sulle persone con cui avevamo collaborato, tra l'altro negli anni precedenti, abbiamo voluto mostrare che c'era un livello di rottura nell'università che non solo voleva Bartleby, e che vabbè, questo è il minimo, è il punto diciamo più piccolo di tutti, ma che si può lavorare a un modo un po' diverso di stare nell'università. Negli ultimi due anni abbiamo visto riforme su riforme che fondamentalmente da una parte hanno agito nei tagli e dall'altra hanno centralizzato molto le decisioni, quindi i vecchi baroni di una volta adesso hanno ancora più potere, tanto è vero che Dionigi spesso viene affiancato all'idea di un monarca, e di contro la qualità è assolutamente scesa in università proprio per la struttura che si sta dando. Queste elezioni erano e sono anche un modo per provare a costruire un'università che funzionasse in maniera un po' differente. Quindi le elezioni sono un po' costruite insieme, e anche durante le elezioni fino adesso abbiamo sempre cercato di mantenere un livello di partecipazione che non ponesse nessuno sulla cattedra e nessuno spettatore passivo, ma insomma il dialogo è sempre stato molto alto. Vi inviterei anche questa sera, visto che siete anche numerosi, a prendere parola il più possibile, dal momento che dentro le aule universitarie questa cosa succede poco, non so se per un formalismo o comunque per una struttura proprio dell'università che lo impedisce. Qua abbiamo sempre provato e comunque ci stiamo riuscendo a rompere questi formalismi, quindi insomma sentiamoci liberi tutti un po' di partecipare alla discussione. Ringrazio un'altra volta Federico Bertoni e Donata Meneghelli, lascio immediatamente la parola, mi riservo di parlare. Saluto tutti, e con Federico abbiamo deciso fare magari primi due interventi non lunghissimi, così anche da lasciare alle persone che sono qua insieme a noi la possibilità di partecipare e di costruire, diciamo, questa discussione insieme in termini dialogici e dialettici, diciamo. Dunque, parlando con Paolo, chiedendoci cosa fare oggi, così abbiamo isolato un tema, un nodo, un punto che ovviamente ha
una serie di legami e di nessi anche con quello che Paolo ha detto prima sulla situazione di Bartleby, sulla situazione dell'università, sull'atteggiamento che l'università ha avuto nei confronti di questa iniziativa, di questo luogo e in generale sulle trasformazioni che stanno investendo, chiamiamole trasformazioni, insomma, l'università. E abbiamo isolato come tema, come nodo, il rapporto fra letteratura e politica, che poteva essere in qualche modo pertinente e avere così allargarsi un po' a raggiera verso anche, dire, tirando, mettendo la letteratura in rapporto ad altri aspetti e manifestazioni della vita sociale. E ci siamo un po' divisi le parti con Federico. Io farò una prima introduzione che credo sarà più breve di quella che ho preparato, perché non vorrei prendere troppo tempo, poi magari ci sono delle cose che posso integrare in seguito. E comunque ho isolato diciamo alcuni modi diversi in cui è stato pensato da critici, teorici, il rapporto fra letteratura e politica, perché è un tema, è un nodo, un punto che è stato oggetto di grandissima riflessione all'interno degli studi letterari. Tra l'altro questi modi li ho isolati, ho fatto dei blocchi, un po' anche dei nomi, diciamo, di critici, però come si vedrà poi c'hanno parecchie tangenze gli uni con gli altri. Però prima vorrei fare una precisazione, diciamo, di metodo. Cioè esistono sicuramente testi che tematizzano esplicitamente, testi letterari e poi non solo letterari, insomma anche filmici, finzioni potremmo dire in termini più ampi, che tematizzano in maniera diretta la dimensione politica in senso lato, no? Cioè l'analisi del capitalismo finanziario francese nell'Ottocento fatta da Balzac, no? Che suscitava l'entusiasmo di Marx e di Engels, giustamente. So, c'è un romanzo di George Eliot, Middlemarch, che dedica pagine e pagine a discutere il problema della legge elettorale in Inghilterra. C'è Shakespeare che insomma, gira intorno al problema del rapporto del singolo con il potere, che è anche una dimensione fortissima della politica. E ci sono poi testi proprio ossessionati, direi, dai rapporti di genere, nel senso di gender, così come dai rapporti di classe, per esempio molti dei romanzi maggiori di Virginia Woolf. In particolare, per esempio, in relazione a Virginia Woolf c'è un saggio molto famoso del 1924 che si intitola Mr. Bennet e la signora Brown, è considerato una sorta di manifesto, diciamo, della letteratura modernista, in cui Virginia Woolf fa una dichiarazione molto famosa: intorno al dicembre 1910 il carattere umano è cambiato. E poi fa un esempio di questo cambiamento che è molto divertente. Questo esempio è la cuoca. Dice: la cuoca sotto Re Giorgio, 1910-1936, non è la cuoca vittoriana che sta chiusa nei sotterranei della casa borghese, no? Ed è in qualche modo appunto compressa in uno spazio, ma la cuoca dopo il 1910 è una creatura di sole e di luce, dice Virginia Woolf, entra in salotto e chiede in prestito il Daily Herald o chiede consiglio su un cappellino. E quindi è interessante perché il cambiamento, no, riguarda innanzitutto ovviamente i rapporti di classe e quella che oggi si chiamerebbe mobilità sociale, l'accesso in qualche modo al capitale culturale, come direbbe Bourdieu, eccetera. Quindi, dicevo, ci sono testi che possono essere ricondotti in maniera più diretta a una dimensione politica, e ci sono testi che invece sembrano sottrarsi al politico. Non so, Borges, per esempio, no? O Henry James, almeno così dice la Vulgata. Però il problema è che in realtà in gioco, come sempre, c'è l'interpretazione, no? Perché un testo, sua nudità non esiste. E in questo senso qualunque testo può essere interpretato politicamente, cioè in qualunque testo possono essere riconosciute e intercettate delle tensioni politiche. Non a caso la critica femminista, la critica postcoloniale sono partite proprio da dei processi di ritematizzazione dei testi, cioè mettendo la sordina degli elementi e portando in superficie altri elementi e quindi scassando in qualche modo delle tradizioni interpretative che avevano acquisito un'egemonia
questo è importante, poi ci arriviamo fra un attimo parlando di Gelson. Ma non solo qualunque testo può essere interpretato in termini politici, ma Gelson, autore di libri molto noti, Federico parlerà poi il postmoderno e l'epoca del tardo capitalismo, io parlo di un libro che già il titolo la dice lunga, L'inconscio politico. Addirittura Gelson rovescia i termini, no? Vi leggo un breve passo. Questo libro, siamo proprio all'inizio, sostiene il primato dell'interpretazione politica dei testi letterari. Esso concepisce la prospettiva politica non come un qualche metodo supplementare, non come uno strumento facoltativo ausiliare ad altri metodi interpretativi oggi in uso, ma piuttosto come l'orizzonte assoluto di ogni lettura e di ogni interpretazione. Questa è evidentemente, poi aggiunge Gelson, una posizione molto più estremistica rispetto alla tesi modesta, sicuramente accettabile da tutti, che certi testi abbiano una risonanza sociale, storica, a volte addirittura politica. Quindi, in qualche modo, come dire, appunto, la dimensione politica è l'orizzonte ultimo di qualunque interpretazione, secondo Gelson. Insomma, non esiste un'interpretazione che non sia politica. Non so se sia qualcosa vero o non vero, insomma, non so se lo possiamo seguire fino in fondo, però penso che questo rovesciamento sia interessante, perché credo che questo orizzonte politico, appunto, ci sia, nel senso che potenzialmente qualunque testo può essere letto in questi termini. Che cos'è per Gelson l'inconscio politico, questa nozione? C'è dietro un'idea molto forte, molto bella secondo me, cioè che in molti testi letterari il politico è il represso, proprio in senso freudiano, cioè di un contenuto, un nucleo, che non arriva alla coscienza ma che si manifesta in maniera indiretta attraverso dei sintomi. Diciamo che nei testi letterari c'è un non detto, un silenzio, ci sono dei silenzi, l'inconscio politico sono questi silenzi, sono, Gelson le chiama delle strategie di contenimento, no? Cioè, con cui gli autori in qualche modo cercano di controllare la produzione di significato dei testi in nome, diciamo, in rapporto a dei condizionamenti ideologici, storici, politici. E quindi queste strategie di contenimento, cioè l'emergere di questi sintomi, no? Il sintomo è qualcosa appunto di indiretto, di incontrollato, l'emergere di questi sintomi produce delle fratture, delle contraddizioni, delle ombre nei testi che l'interpretazione può intercettare e così ricondurre quei testi letterari a una dimensione politica. C'è un'altra cosa su cui vorrei soffermarmi, che è molto importante di Gelson e che si ricollega a quello che dicevo prima rispetto all'interpretazione, e cioè che Gelson lavora sempre su un doppio registro, che poi alla fine in realtà è un registro solo. Cioè, diciamo, il doppio registro sarebbe il testo letterario, che però secondo Gelson nella sua nudità non esiste, e poi le interpretazioni che ne sono date, che ne sono state date, storicizzate sempre, cioè ricondotte a appunto un insieme di fattori sociali, storici, di condizionamenti. Allora, come dire, il lavoro politico sui testi passa anche o forse soprattutto attraverso la decostruzione di queste interpretazioni, è quello che Gelson chiama il lavoro sul il metacommentario, il suo metodo, lui lo chiama il metacommentario, cioè lui dice ogni interpretazione è in qualche modo una riscrittura allegorica di un testo, cioè io lo riscrivo interpretandolo con un altro, riportandolo ad un altro codice, traducendolo in un altro codice, e queste interpretazioni diventano in qualche modo granitiche, no? Cioè, acquistano una forza, direi quasi performativa, e quindi l'intervento è anche e soprattutto su queste tradizioni interpretative. In questo senso il marxismo per Gelson non è un metodo come può essere la critica psicanalitica, la critica strutturale, ma è la visione forse un po' totalizzante, però insomma, è così per lui,
è in qualche modo un orizzonte che riattraversa criticamente tutti gli altri metodi e li mette in questione, li fa reagire. È totalizzante, però devo dire che gli effetti, i risultati spesso sono di grande rilievo, perché Jameson è un critico di grande intelligenza. Detto un po' schematicamente, perché ho sempre paura di... cavolo, già un sacco che parlo, mi sa che vabbè, taglio un pochino. No, però c'è un punto che volevo, c'è anche un esempio che volevo fare. Insomma, detto un po' schematicamente, le tensioni formali, gli elementi irrisolti, quelli apparentemente contraddittori nel testo, le cose che uno magari nell'interpretazione o nella letteratura scansa perché sembrano non quadrare perfettamente con l'immagine che ci si fa di un testo, ecco, quelli diventano proprio i segnali decisivi, fondamentali su cui lavorare, no? Proprio queste fratture che in qualche modo sono segnali che poi si possono essere ricondotti ai rapporti di potere, ai rapporti di forza. C'è un esempio molto bello che Jameson fa, ed è su un romanzo di Conrad, che è Lord Jim, che è un romanzo molto strano, dice Jameson, ed è vero, ha una parte molto complessa narrativamente, estremamente dal punto di vista con giochi temporali molto raffinati, e quindi c'ha una dimensione epistemologica, no? Molto forte. Poi c'ha un altro pezzo che è invece, come dire, un romanzo d'avventure, no? Cioè prende un tono classico del romanzo, la storia di mare, no? Con il coraggio, il sogno dell'avventura del giovane ragazzo che sogna di essere, appunto, di vedere il mondo, di salvare le vite umane, di essere un eroe, quindi un'idea, come dire, degradata di letteratura popolare, potremmo dire. E questa frattura per Jameson, che è una frattura in prima istanza formale, è importante perché, diciamo, il modello così della narrazione romantica avventurosa secondo i moduli della letteratura popolare copre, ecco, l'ideologia coloniale e il discorso coloniale che sta in qualche modo al cuore del romanzo, no? Lo mimetizza, questo discorso, un po' sempre i richiami a Freud sono molto forti nella critica di Jameson, diciamo, il romance, no? Appunto la narrazione così avventurosa, i prototipi del romanzo d'avventure nel senso più corrente del termine, funzionano un po', dice Jameson, come dei ricordi di copertura, cioè stanno lì e occultano invece una dimensione politica violenta, profondamente violenta, che è la dimensione dei rapporti coloniali che permea il testo di Conrad. Un altro esempio di lettura politica della forma viene da un altro critico che ha molto in comune con Jameson, se forse meno brillante, che è Terry Eagleton, che fa parte sempre di questi grandi marxisti anglofoni, insomma, che c'è una tradizione di marxismo anglofono che è veramente chapeau, no? Direi che non so niente, ma sanno il fatto loro, no? Non c'è dubbio. E sia Terry Eagleton sia Jameson si interrogano molto su, che poi è quello che fa anche Bourdieu, cioè su come cambia il campo della produzione culturale nella seconda metà dell'Ottocento. Questo è un altro nucleo fondamentale, diciamo, di una interpretazione politica dei testi. Nella seconda metà dell'Ottocento avvengono una serie di trasformazioni che sono sia tecnologiche, che riguardano i livelli di alfabetizzazione, di scolarizzazione, un processo di democratizzazione culturale globale che modifica profondamente la letteratura e ne fa in qualche modo una merce che è possibile vendere, che può produrre profitto e che entra in qualche modo nel circolo della produzione capitalista. Questo è un cambiamento epocale, assolutamente
che si consuma, diciamo, fra, potremmo dire, Balzac e il 1880, ecco, nell'arco di... Ci sono anche molte trasformazioni tecnologiche che rendono, come dire, possibile modi di pubblicazione e di diffusione dei testi prima impensabili, attraverso i giornali, le riviste, i periodici. È un cambiamento epocale. E Jameson giustamente dice, bisogna riflettere sul fatto che quello che si chiama modernismo, cioè una letteratura estremamente sofisticata, molto sovversiva dal punto di vista dei procedimenti formali, molto che si contrappone fortemente alle norme della narrazione classica, parliamo della narrazione, potremmo fare considerazioni analoghe anche per i testi poetici, non bisogna mai dimenticare che il modernismo e la cultura di mano, l'industria, quella che poi la scuola di Francoforte ha chiamato l'industria culturale, nascono contemporaneamente, cioè nello stesso momento, e questa simultaneità storica ha molte implicazioni, ha molto significato. Terry Eagleton, commentando queste riflessioni di Jameson, va ancora oltre e dice questa simultaneità, diciamo, fra forma interna dei romanzi dei primi decenni del Novecento, appunto molto complessi formalmente, spesso non leggibili, no? Cioè che in qualche modo abbassano il tasso di leggibilità bruscamente, è un fatto, questa simultaneità, dice Eagleton, che riguarda non solo il contesto storico esterno ai testi, ma la forma stessa, cioè il tessuto interno dei testi. Il modernismo, e qui cito, è tra le altre cose una strategia attraverso la quale l'opera d'arte resiste alla sua riduzione a merce. Resiste fino all'estremo alle forze sociali che vorrebbero degradarla a oggetto nella logica di scambio. Quindi produrre un testo che non si lascia leggere significa produrre un testo che non si lascia consumare alla prima lettura, per poi essere sostituito da un altro testo, e poi ancora da un altro, e poi ancora da un altro, che è la logica della merce, che è la logica del consumo. Cioè il consumo chiede che gli oggetti siano velocemente deperibili, rapidamente consumabili, non devono durare, perché se no, in qualche modo, il sistema di merce-denaro, no? La circolarità merce-denaro di cui parla Marx, viene meno, mi pare chiaro. Quindi scrivere testi non leggibili significa scrivere testi che in qualche modo si rifiutano di essere consumati alla stregua di merce. E prosegue: in questo le opere moderniste sono in contraddizione con il loro stesso statuto materiale, no? Sono dei fenomeni lacerati in se stessi, negano nelle loro forme discorsive, nelle loro modalità formali di esistenza, proprio il loro statuto di merce, di oggetto che si compra e si scambia in una logica di mercato. Per respingere questa riduzione allo statuto di merce, il testo modernista mette tra parentesi il referente, l'oggetto del discorso, il mondo storico reale, costruisce uno stile spesso, denso, scompagina la forma per ridurre le possibilità di essere immediatamente consumato. Quindi il linguaggio diventa una forma quasi di autoprotezione, no? Di una letteratura alta, minacciata in qualche modo dal sistema di circolazione e di consumo della letteratura popolare o media, in qualche modo. Io avrei anche tanti altri punti, Bourdieu, Jacques Rancière, Roland Barthes. Beh, magari faccio un salto a Roland Barthes. Con un grande salto, faccio un salto a Roland Barthes, che poi salta indietro per certi versi, ma insomma, dai marxisti ai semiologi, perché tutto sommato, poi magari torniamo su Bourdieu dopo che, però Roland Barthes, la semiologia, ma soprattutto la semiologia di Roland Barthes, centrata su alcuni punti, su alcune nozioni chiave, concetti chiave. Uno di questi concetti chiave è quello che Barthes chiama naturalizzazione, che per Barthes è una sorta di proprio, come dire, un oggetto diabolico, un mostro che va proprio combattuto con tutte le armi possibili, proprio costi quel che costi. Che cos'è naturalizzazione? Che ovviamente
passa moltissimo attraverso il linguaggio, no? Che cos'è la naturalizzazione? È per certi versi il meccanismo che sta alla base dell'ideologia stessa, no? Cioè è il culturale, ciò che è storico, ciò che è determinato, contingente, che si fa passare per automatico, non marcato, eterno, naturale, connesso alla natura umana o a quel che sia. E contro questo Barthes ha mobilitato un'intelligenza, direi, senza quasi uguali, nel Novecento, e moltissimi mezzi e strumenti. Io vorrei solo leggere una cosa che mi piace molto, l'ho letta stamattina a Federico, è piaciuta molto anche a lui, sì, non so, mi è piaciuta molto anche a lui, quindi questo mi conforta, e, che è un passo di un saggio molto bello di Roland Barthes che si intitola L'analisi strutturale del racconto, ed è un'analisi di un piccolo brano di Atti degli Apostoli. Mi piace leggerlo perché ormai è passata una vulgata sullo strutturalismo che lo mette tutto insieme, tanto per cominciare, mentre invece è fatto di tante cose diverse, e che ne fa un esercizio così ozioso e futile di scomposizione dei testi o di qualunque cosa, tra l'altro contrapposto così a un ipotetico piacere della lettura. Non è proprio così la storia, insomma, non è andata proprio in questo modo. In alcune sue forme, quella che è stata l'analisi strutturale degli anni 60 e 70 non è affatto autotelica, non è affatto centrata su se stessa, ma ha invece una forte portata politica, anche proprio esplicitamente riconosciuta, più o meno ovviamente, da Barthes esplicitamente riconosciuta, che nasce come un critico che difende Brecht, cioè, che nasce proprio come un critico politico oltre che militante. E comunque leggo questa cosa e poi su questo chiudo e passo la parola a Federico. Personalmente, scrive Barthes in questo saggio, sono incline all'idea di una sorta di logica culturale che non abbia nulla a che vedere con dati mentali, neppure a livello antropologico. Per me la serie di azioni narrative sono rivestite di un'apparente logica che deriva unicamente dal già scritto, in una parola dallo stereotipo. È molto importante questo perché, e su questo veramente chiudo, ci sono recentemente degli orientamenti critici emergenti, uno è il cognitivismo e un altro è addirittura il darwinismo letterario, aiuto, solo la parola suona molto sinistra, la locuzione suona molto sinistra, orientamenti critici che tendono a riportare fortemente come dire, la letteratura dentro una logica della naturalità e in generale a riportare a rimettere in gioco, a concentrarsi sul biologico a scapito del culturale. Ora, è possibile che si sia trascurata la dimensione biologica, questo è possibile, e si sia riflettuto sui rapporti fra il biologico e il culturale, che è sicuramente un tema importante, un tema complesso e che forse è stato un pochino messo da parte, diciamo, da certe tradizioni critiche. Però ecco, io ho come la sensazione che oggi tutto stia un po' diventando natura, di nuovo forse per certi versi, o comunque o ridiventando o diventando naturale. Ecco, siccome io sono cresciuta in qualche modo pensando che tutto fosse culturale, non so se tutto è culturale, però cioè, pensare i fenomeni come culturali significa pensarli storici, e pensarli storici significa concepire l'idea che possano essere cambiati, che il mondo possa essere modificato, e questo credo che sia un orizzonte da non perdere. Ecco. Passo a Federico. Allora,
diciamo ci siamo un po' divisi le parti, non uso l'espressione divisione del lavoro che è un po' sinistra. Comunque no, io mi concentro su un aspetto specifico, ci sono tanti, spero insomma, che emergeranno anche punti di tangenza, mi concentro su un aspetto un pochino più specifico che è legato, diciamo dovrebbe essere legato anche alla situazione contemporanea o quanto si sente? O quantomeno degli ultimi decenni, per mettere a fuoco un aspetto in particolare che è direi può essere ricondotto poi alla quella che in inglese è difficilmente traducibile, si chiama la agency, cioè la possibilità di azione, lo spazio di azione in particolare degli intellettuali, degli scrittori. Parto da un'immagine che è stata utilizzata, che un po', potrebbe essere un po' la dominante di alcune cose che vorrei dire, è un'immagine che è stata utilizzata a volte per riassumere il metodo della decostruzione, diciamo in ambito filosofico, cioè l'immagine di segare il ramo su cui si sta seduti. E la domanda è appunto questa: possiamo segare il ramo su cui siamo seduti, oppure si potrebbe utilizzare la classica immagine di Archimede, cioè esiste davvero un punto esterno, un punto d'appoggio da cui, non dico sollevare, ma almeno osservare il mondo. Prima Donata diceva che appunto lo strutturalismo, ma io aggiungerei anche quello che viene subito, immediatamente dopo, il post-strutturalismo e la decostruzione, insomma parliamo degli anni 70-80, del Novecento, ma anche parte di 90, che sono stati facilmente liquidati come dogmatici, oltranzisti, su tante cose. In realtà uno dei presupposti teorici di quella stagione era apparentemente molto tecnico, ma celava secondo me un'implicazione politica e ideologica. Derrida, che è appunto il capofila insomma della decostruzione in ambito filosofico, aveva scritto questa famosa frase tante volte contestata, impugnata: non c'è nulla al di fuori del testo, il mia padre hot text, l'originale. Non voleva affatto dire che non esistono i tavoli, non esistono le sedie, che se esco per strada non rischio nulla perché tanto appunto l'automobile che rischia di investirmi è fatta di linguaggio, del testo. Non voleva dire questo, voleva dire che il nostro approccio al mondo è inevitabilmente discorsivo e testualizzato un po' in questo, vicino a quello che diceva Barthes, che ha detto in tanti modi Barthes, cioè che non possiamo osservare i fenomeni del linguaggio, i fenomeni della cultura, da una postazione esterna, da una postazione in qualche modo neutrale. Non esiste un metalinguaggio indipendente, del tutto indipendente dagli oggetti che descrive. Il linguaggio in qualche modo ci parla, l'espressione questa che viene da Heidegger, e quindi siamo continuamente pervasi, abitati da delle istanze discorsive, da degli stereotipi, dagli schemi culturali che sono plasmati altrove, che vengono interiorizzati o naturalizzati spesso, come dice Barthes, e che diventano un po' come l'aria stessa che respiriamo, come il ramo su cui siamo seduti. Vorrei provare a sviluppare questo spunto declinandolo un pochino più in anni più vicini in parte attraverso Jameson, già citato per quel libro. Io mi riferisco in particolare al libro sul postmodernismo. Il titolo completo è Postmodernismo, ovvero la logica culturale del tardo capitalismo, e che è il risultato di una lunga ricerca fatta da Jameson. Anche il libro esce in vari momenti, ha una storia editoriale complicata, esce prima in forma di saggio con questo titolo che ho citato nel 1984 su una rivista. Poi questo saggio, questo lungo saggio, diventa il primo capitolo di un braccio alto così che viene pubblicato qualche anno dopo, nel 1991. È uscita un po' di anni fa, nel 2007, la prima edizione italiana, la traduzione italiana pubblicata da Fazzi, dall'editore Fazzi, nel 2007. Ora, Jameson riprende appunto questa categoria di tardo capitalismo da Ernest Mandel e mette a fuoco questo momento. Siamo, vedete, a metà degli anni Ottanta, un momento cruciale per tante cose che sono arrivate fino a noi. Mette a fuoco questa, la chiama l'ultima modificazione sistemica del capitalismo, di cui il postmodernismo, in tutte le sue contraddizioni, nelle sue molteplici varianti, rappresenta, dice Jameson, la dominante culturale, il riflesso ideologico in qualche modo. Che cos'è sto tardo capitalismo? Beh, è una cosa che conosciamo bene, ne vediamo gli sviluppi e tanti esiti nefasti.
È secondo questa analisi la terza fase del capitalismo dopo la prima fase industriale e la seconda fase imperialista, che ha come caratteristica lo sviluppo intanto di un sistema capitalistico globale, diciamo mondiale, vede la comparsa di nuove forme di organizzazione di impresa, forme multinazionali e internazionali, un aumento vertiginoso delle attività finanziarie e bancarie internazionali, un fenomeno tutto che si è sempre più accentuato, cioè una certa smaterializzazione del capitale, che diventa un'entità sempre più volatile, che viaggia con flussi giganteschi e rapidissimi, sostanzialmente incontrollabili. E il tutto legato alla nascita di nuove forme di comunicazione globale, crescita dell'informatizzazione, eccetera. Ecco, in questo quadro, dice Jameson, il mercato, a proposito delle cose culturali che diventano naturali, spacciate come inevitabili, il mercato, dice Jameson, diventa un'ideologia totalizzante. Viene imposta come un dato naturale, come se fosse un carattere biologico dell'essere umano. Naturalizzazione in piena regola, e non il prodotto un prodotto della storia, un prodotto di un determinato sviluppo economico. La forza, dice Jameson, la forza del concetto di mercato sta nella sua struttura totalizzante, vale a dire nella sua capacità di produrre un modello di totalità sociale. La riflessione di Jameson è molto complessa, questo libro è pieno di tanti materiali, spesso è un po' farraginoso, non è facilissimo da seguire. Io volevo mettere a fuoco un aspetto in particolare che mi interessa per il discorso che facevo prima. Cioè, dice Jameson sostanzialmente che in questa terza fase del capitalismo non c'è più una vera distinzione tra quelle che in termini marxiani si chiamano la struttura, cioè la struttura è l'insieme reale, empirico dei rapporti di produzione, dei rapporti economici, e la sovrastruttura, cioè l'ideologia, la produzione culturale, la produzione artistica nelle sue varie forme. Questi due livelli, dice James, si sono sempre più intrecciati, si sono fusi sostanzialmente, si sono impastati nella stessa materia, non c'è più una distinzione chiara tra ideologia e realtà. L'ideologia del mercato, evidentemente, è l'unica forma con cui possiamo guardare e esperire la realtà in cui viviamo. Quindi, Donata prima parlava di questo fenomeno, di questo processo che comincia a svilupparsi a metà dell'Ottocento, in cui la letteratura, l'arte diventa una merce. In questa analisi successiva, diciamo, in cui si sposta cronologicamente più avanti, Jameson dice, più o meno, semplifico un po', ma non è solo che l'arte e la letteratura sono merce, quindi il lavoro dell'artista è mercificato, ma la merce stessa è diventata cultura, è diventata in qualche modo, è diventata ideologia, è diventata cultura. Dice Jameson nell'introduzione a questo libro: nel postmoderno la cultura è diventata un prodotto a sé e il mercato si è completamente trasformato nel surrogato di se stesso, in una delle tante merci che contiene. Mentre la modernità, cioè il modernismo, insomma, si riferisce a quella fase a cui alludeva prima anche Donata, rappresentava ancora tendenzialmente la critica della merce, cioè c'era una forma di un tentativo, insomma, di intervento artistico oppositivo, mentre adesso si è tutto amalgamato. Il postmodernismo è il consumo della pura mercificazione come processo, dice. E il problema di fondo che credo sia decisamente attuale ancora adesso, anche se appunto il testo è di qualche decennio fa, è quello di una presunta possibile autonomia della sfera estetica e culturale rispetto all'insieme dei rapporti economici, dei rapporti di potere. Leggo un altro brano, è una citazione lunga ma la taglio un po', mi fermo solo su alcune cose essenziali. Dice Jameson: le vecchie riflessioni sullo spazio, sulla funzione o sulla sfera della cultura hanno insistito su quella che in un linguaggio diverso chiamerebbe semi-autonomia dell'ambito culturale, la sua esistenza fantasmatica eppure utopica nel bene e nel male, al di sopra del mondo pratico dell'esistente. Ora bisogna chiedersi se non sia precisamente questa semi-autonomia della sfera culturale essere stata distrutta dalla logica del tardo capitalismo.
alcune delle nostre più amate e venerande idee radicali sulla natura della politica culturale possono rivelarsi obsolete, per quanto distinte, diverse, cioè possono essere state tali concezioni, condividevano tutte un unico presupposto, fondamentalmente spaziale, che si può riassumere nella formula, parimenti veneranda, della distanza critica, cioè il punto di osservazione esterno in qualche modo. Cioè la possibilità di collocare l'atto culturale fuori dall'essere enorme del capitale e da qui attaccare quest'ultimo. Il motivo di fondo delle pagine precedenti, qui si riferisce appunto a tutte le analisi, gli esempi che ha sviluppato nel libro, il motivo di fondo induce tuttavia a pensare che la distanza in generale, in particolare la distanza critica, sia stata abolita nel nuovo spazio del postmodernismo. Noi tutti, in un modo o in un altro, sentiamo oscuramente che non soltanto le forme controculturali di resistenza o di guerriglia culturale, puntuali o locali, ma perfino interventi esplicitamente politici, come quelli della banda dei Clash, qui ci siamo appunto negli anni Ottanta, questi interventi vengono tutti in qualche modo segretamente disarmati e riassorbiti da un sistema di cui essi stessi possono, a buon diritto, essere considerati parte, dato che non possono distanziarsi. La domanda da cui ho partito, possiamo tagliare il ramo su cui siamo seduti. Dopo, se faccio in tempo, ma insomma magari intanto poi discutiamo insieme, volevo portare il caso di uno scrittore su cui ho lavorato, uno scrittore molto rappresentativo e significativo degli ultimi anni, decenni, che è Don DeLillo, che è uno scrittore americano, magari poi ne parliamo. Volevo fare una rapidissima parentesi su Flaubert, perché quando rifletto su queste cose mi viene a pensare che uno come Flaubert, molti anni fa, 50 anni fa almeno, aveva capito tutto, aveva previsto con una lucidità incredibile tante cose che poi sono successe, e non a caso Bourdieu lo colloca come figura chiave, questo suo libro molto importante che si intitola Le regole dell'arte. Le regole dell'arte. Flaubert è uno di quegli scrittori apparentemente non politici come Henry James, Borges, in realtà ha uno sguardo acutissimo, mette a fuoco con cinismo, con la sua spietata crudeltà, alcuni meccanismi di fondo della moderna civiltà borghese che, insomma, che subisce una grande accelerazione in quella fase, soprattutto in Francia. Se voi prendete un libro come Madame Bovary, che apparentemente non ha nulla o poco a che fare con la politica, un libro che parla di amore, di adulterio, di noia, del passare inesorabile della vita e nella mediocrità, ambientato nella provincia francese, lontano da tutti i centri del potere, beh, ci sono alcune cose profondamente politiche e secondo me c'è già anticipata, già in qualche modo impostata questa interrelazione profondissima tra economia e cultura, se vogliamo tra letteratura, che verrà portata poi alle estreme conseguenze. La prima cosa, la cosa più banale che si sa di quel romanzo è che c'è un personaggio, questa donna romantica, come dire, esiliata in una realtà così prosaica, meschina, degradata in qualche modo, che non le offre possibilità di riscatto, non le offre la possibilità di soddisfare i suoi sogni. Questo mondo ideale di Emma Bovary è costruito in realtà con due, appunto si pensa che sia fatto di letteratura, di letture, un po' come secondo il prototipo antico di Don Chisciotte. In realtà c'è una situazione un pochino diversa, in questo libro è profondamente politico, cioè il mondo ideale di Emma è fatto di due cose, di parole certamente, ma di cose anche. È fatto di parole dei libri, tutti gli stereotipi anche, i cliché che ha assorbito durante le sue letture, che plasmano il suo immaginario romantico, diciamo romantico in un senso molto banalizzato. Dall'altra parte ci sono le cose, ci sono le merci, ci sono gli oggetti sempre più ricercati, sempre più lussuosi ed eleganti di cui tenta di circondarsi, cosa che la porterà ad accumulare una massa enorme di debiti, poi lei si suiciderà di fatto, non per amore ma per i debiti che ha accumulato. Questi due piani sono assolutamente solidali, sono in qualche modo fatti dalla stessa sostanza, escono dallo stesso universo ideologico. Vi leggo rapidamente una frase del romanzo in cui Flaubert in modo quasi didascalico insiste su questo legame.
dice di lei, del personaggio: nel suo sturgente desiderio confondeva le sensualità del lusso con gli slanci del cuore, le abitudini eleganti con le delicatezze del sentimento. Non occorrevano forse all'amore, come alle piante indiane, terreni appositamente preparati, una temperatura particolarmente graduata, cioè la pianta è il sentimento, il sogno romantico, la letteratura, se vogliamo. Il terreno cos'è? Il terreno è appunto l'universo della merce. I sospiri del chiaro di luna, i lunghi abbracci, le lacrime fiottanti sulle mani abbandonate, tutte le febbre della carne, tutti i languori dell'affetto non potevano certo andare separati dai balconi dei grandi castelli ove sempre festa, da qualche salottino con tende di sete e soffici tappeti, giardiniere trionfanti di fiori, letti torreggianti su piedistalli, né dallo scintillio delle pietre preziose e dei galloni dorati delle livree. Qui l'operazione è ancora più sofisticata, perché appunto l'universo borghese delle merci viene travestito, mistificato con un sogno aristocratico: ci sono i castelli, ci sono le livree, così. C'è questa profonda interrelazione. Spesso, secondo me, si fa una lettura un po' semplificata del romanzo, cioè contrapponendo il romanticismo di Emma alla realtà degradata. In realtà l'operazione spietata di Flaubert è mostrarci che questi due aspetti sono assolutamente fusi. E quindi queste fantasticherie di Emma, il suo sogno di una vita più desiderabile, più brillante, più soddisfacente dal punto di vista sentimentale, in realtà non sono valori positivi che vengono contrapposti alla degradazione del mondo, alla meschinità e alla mediocrità, ma sono essi stessi prodotti un po' degradati di quel mondo, sono una specie di lusso dell'immaginario perfettamente conforme al codice culturale dominante. C'è una appunto complicità assoluta degli opposti. Vi leggo un'altra brevissima citazione in cui Flaubert, appunto, con una lucidità estrema inchioda queste, secondo me, queste cose. Si riferisce questa riflessione non a Emma, ma a uno dei personaggi maschili del libro, a uno dei suoi amanti, questo Léon, che è un personaggio apparentemente molto simile a lei, un personaggio poetico, sognatore, che fa grandi letture, con il quale si stabilisce da subito una grande sintonia, nasce un sentimento prima represso e poi finalmente questa storia d'amore si concretizza. C'è un punto in cui Léon, il romantico Léon, decide di mettere giudizio, dice Flaubert. Lui studia da notaio, gli viene detto a un certo punto che questa relazione con Emma, questa donna sposata, gli crea, lo mette in cattiva luce, gli può creare delle difficoltà, e decide di rompere. Poi la tratta molto male, eccetera. Léon aveva finito per promettere di non rivedere più Emma. L'amante poteva attirare su di lui troppi fastidi, ancora troppe chiacchiere, senza contare le prese in giro dei colleghi quando si riunivano la mattina intorno alla stufa. D'altra parte stava diventando primo sostituto, era il momento di mettere giudizio. E dunque meglio rinunciare al flauto, ai sentimenti esaltati, all'immaginazione, perché ogni borghese, nell'ardore della giovinezza, fosse pure per un giorno, per un attimo, si è creduto capace di immense passioni e di straordinarie gesta. Il più incapace dei libertini ha sognato delle sultane, ogni notaio porta in sé i ruderi di un poeta. Che è una tipica frase di Flaubert, con questa secchezza e con questa lucidità, come dire, ci dice qui che appunto la vita dei borghesi è assolutamente compatta, assolutamente senza crepe, e non c'è sostanzialmente una via di fuga. Ancora 5 minuti. Posso, allora butto lì la cosa, poi insomma avevo vari materiali che ho messo insieme, ma solo alcuni spunti, poi magari ne discutiamo, e mi riavvicino al presente. Dicevo, volevo citarvi questo caso di Don DeLillo, che mi sembra abbastanza paradigmatico, insomma può avere un valore esemplare per una serie di ragioni, anche per le ambiguità che questo scrittore può rappresentare. Dunque, DeLillo è uno scrittore di per sé abbastanza appartato, che non ama troppo, insomma, per esempio esibire la sua vita privata o cose di questo tipo, che però ha rilasciato tante interviste, spesso ha preso posizione sulle questioni di attualità, sulle questioni politiche. È uno scrittore spesso molto critico nei confronti della società descritta in termini teorici da Jameson,
società dei consumi, la cultura mediatica, che spesso critica, ma della quale conosce perfettamente i meccanismi. Lui tra l'altro ha lavorato per 5 anni, mi pare, come pubblicitario in un'agenzia di pubblicità, quindi insomma ha una competenza anche tecnica molto notevole. De Lillo parla, in questo anticipando alcune tendenze ultime, adesso insomma negli ultimi anni anche in Italia parecchio si comincia a parlare sempre di più di un ritorno degli scrittori all'impegno, all'intervento attivo nelle questioni di attualità o nelle questioni politiche. De Lillo aveva già rivendicato questa forma di impegno, soprattutto a proposito dei suoi romanzi scritti negli anni Ottanta, cioè in quel decennio chiave, credo anche per il nostro presente. Un'intervista dell'88, in un'intervista dice: i romanzi che ho scritto negli anni Ottanta ubbidivano a motivazioni più profonde e richiedevano un senso di impegno, un commitment, parola molto connotata, molto più forte rispetto ai libri precedenti. In questi romanzi c'è un romanzo chiave, diciamo un romanzo fondamentale in questa svolta, diciamo anche della sua produzione, che è Libra, questo romanzo intitolato Libra, che esce nell'88 ed è dedicato all'omicidio Kennedy, cioè una delle zone più delicate, anche oscure, della storia politica americana, e che diventa però il suo primo bestseller, è il primo libro che comincia a farlo conoscere anche presso il grande pubblico, gli fa vincere molti premi, insomma comincia a diventare uno degli scrittori americani più importanti. Dice ancora in un'altra intervista: scrivendo Libra ho avvertito un forte senso di responsabilità, molto più credo di quello che tanti romanzieri sentono scrivendo un particolare romanzo. A mano che va avanti poi De Lillo, soprattutto dopo questo momento, rivendica sempre di più diciamo un ruolo critico, definisce lui stesso la scrittura un gesto di critica culturale, per prendere posizione sul mondo e per contestare spesso anche certi meccanismi di funzionamento di questo mondo. Talvolta anche appunto uno scrittore appartato che non fa cose evidenti dal punto di vista politico, però talvolta rivendica un ruolo di antagonismo politico, di contrapposizione rispetto al potere. Anche qui vi leggo rapidamente alcuni passi di intervista che mi sembrano molto significativi. Una è dell'88, cioè dopo l'uscita di Libra. Gli viene chiesto: che ruolo può giocare lo scrittore nella nostra società in questo scorcio finale del secolo? E lui risponde: lo scrittore è colui che sta al di fuori della società, libero da affiliazioni e influenze. Vedete, quella stessa idea di distanza critica, di estraneità che viene da lontano. Lo scrittore è colui o colei che automaticamente assume una posizione contro il suo governo. Ci sono tante di quelle tentazioni per gli scrittori americani di diventare parte del sistema e parte della struttura che ora più che mai dobbiamo resistere. Gli scrittori americani devono stare e vivere ai margini, essere più pericolosi. Nelle società repressive gli scrittori sono considerati pericolosi, è per questo che molti di loro sono in prigione. Qui siamo appunto nel momento caldo dell'uscita di quel romanzo. 10 anni dopo, però nel 99, ribadisce le stesse idee. Gli viene detto, una volta tu hai detto, la narrativa deve contestare il potere. Lui risponde: non ricordo di averlo detto, ma penso che sia vero. Nessuno ha più libertà di uno scrittore americano, ma allo stesso tempo penso che lo scrittore di opposizione sia un'idea da prendere sul serio. Lo scrittore si oppone allo Stato, all'impresa e al ciclo senza fine di consumo e spreco immediato. In un qualche inconsapevole modo penso che sia per questo che gli scrittori, alcuni di noi, scrivono lunghi, complicati, provocatori romanzi, come un modo per esprimere la nostra opposizione alle richieste del mercato. Se qualcuno di voi ha letto qualcosa di De Lillo, in particolare Underworld, avrà visto che il suo romanzo è tuttora più significativo, è uscito nel 97. De Lillo continuamente mette in scena queste figure di artisti, scrittori, ma anche artisti figurativi, insomma di vario tipo, performer, che sono tutti degli outsider, degli artisti underground che appunto praticano forme di contestazione. Adesso chiudo davvero, aggiungo questa cosa, poi magari posso fornire altri elementi.
queste posizioni tra l'altro gli hanno fruttato una serie di attacchi anche molto radicali, soprattutto da posizioni ovviamente conservatrici di destra. Dopo l'uscita del romanzo sull'omicidio Kennedy è stato accusato di aver denigrato l'America, di essere un traditore della patria, e c'è stato in particolare l'attacco di un giornalista del Washington Post che lo ha accusato di essere un literary vandal, un vandalo letterario, e un bad citizen, un cattivo cittadino, perché ha in realtà poi non lo dice esplicitamente affatto, il romanzo è molto sofisticato e complesso, ma insomma lo accusano di aver avallato la teoria complottista secondo cui appunto Kennedy non è stato vittima di un lone gunman, cioè di un cecchino isolato, ma di una cospirazione. E risponde appunto in realtà appunto anni dopo, nel 97, ancora, perché questa cosa del bad citizen se la porta dietro, risponde, viene accusato di essere parente di Oswald, l'assassino, appunto, queste follie che succedono in America. Dice: questo non lo prendo sul serio, il fatto di essere quasi parente di Lee Harvey Oswald, ma essere definito un cattivo cittadino è un complimento per un romanziere, almeno questa è la mia opinione. È esattamente quello che dovremmo essere cattivi cittadini. Dovremmo, nel senso che scriviamo contro ciò che il potere rappresenta e spesso contro ciò che il governo rappresenta e contro ciò che la corporation, cioè la multinazionale, impone, contro ciò che è venuta a significare la consapevolezza del consumatore. In questo senso, se siamo cattivi cittadini, facciamo bene il nostro mestiere. Ci sono tante altre cose che potrei citare. La cosa che mi chiedo, e magari su questo punto possiamo discutere anche alla luce dell'oggi, cioè anche di quello che sta succedendo e di tante posizioni che molti scrittori rivendicano, se questo è possibile, cioè se queste posizioni così esplicite, radicali, sono praticabili o se non è piuttosto un wishful thinking, come dicono appunto gli inglesi, una sorta di un'aspirazione così un po' velleitaria. Parlavo prima dell'ambiguità di De Lillo, perché poi lui è uno scrittore ormai perfettamente inserito, diciamo, nello star system, che riceve premi, che per esempio quando esce Underworld orchestra un'attentissima campagna pubblicitaria, lo fa uscire il romanzo in un momento particolare, insomma è uno scrittore inevitabilmente, come tutti quanti, compromesso, usiamo questo termine senza implicazioni morali, ma compromesso in un sistema economico, però permane questa idea forse modernista, diciamo, di poter essere di fuori e combattere in qualche modo. C'è anche, magari se volete ne parliamo, c'è anche questo parallelo che lui fa, lo fa in un romanzo e poi anche in interventi, interviste, saggi, tra lo scrittore e il terrorista, come se ci fosse un legame tra queste due figure, due sovversive. Posso aggiungere solo una cosa? No, nel senso che, anzi due cose volevo aggiungere che mi hanno fatto venire in mente, che mi sono venute in mente ascoltandoti. Una è che rispetto a quello che hai detto di Jameson, forse vale la pena proprio velocemente di introdurre il nome di Bourdieu, perché Bourdieu è un sociologo e è un intellettuale per certi versi, come dicono, filosofo addirittura, comunque insomma è soprattutto un sociologo e un intellettuale marxista che ha dedicato gran parte della sua vita a indagare i rapporti fra struttura e sovrastruttura, cioè che a riconfigurare e ripensare i rapporti fra struttura, nel senso di appunto rapporti di produzione e sovrastruttura, cioè ideologia, cultura, beni simbolici e per fare questo ha in qualche modo disarticolato l'idea di capitale, no? I famosi tre capitali o quattro a seconda, diciamo, delle versioni introdotti da Bourdieu, per cui non esiste più solo il capitale economico per Bourdieu, ma esiste anche il capitale sociale, esiste anche il capitale che è l'insieme di relazioni che le persone hanno, il capitale culturale che è in qualche modo l'accesso ai beni culturali e simbolici che alle persone è dato, e dice Bourdieu in qualche modo il campo, no? Che è anche la nozione di campo, altra nozione chiave per Bourdieu, è
da una parte la configurazione di relazioni oggettive, date che si danno in un dato momento, però è anche la posizione occupata soggettivamente e la mobilità dei soggetti fra queste forme del capitale disarticolate. Che questa è la prima cosa che volevo dire, che mi sembrava importante, perché secondo me, e questo si lega poi anche a un'altra cosa, cioè che da una parte, come dire, la riflessione di Jameson è molto affascinante, anche molto dura, molto forte, no? E arriva appunto fino a mettere in questione se c'è uno spazio, se c'è la possibilità, in qualche modo, non dico di chiamarsi fuori, perché quella non c'è, la possibilità di chiamarsi fuori, non vedo dove potremmo metterci, non vedo dove altro potremmo metterci, non so. Quindi direi che la possibilità di chiamarsi fuori non c'è. Il problema è se dentro, in qualche modo, no? I campi, esatto, i rapporti di forza dati, i campi discorsivi che sono anche frutto e comunque prodotto e determinati da questi rapporti di forza, c'è lo spazio per una presa di parola che non sia o fagocitata o già dentro i meccanismi di trituramento, in qualche modo, e di mercificazione del capitale, diciamo così, per intenso, per fare una scorciatoia, no. Ora, questo mi affascina molto, nello stesso tempo mi fa un po' paura la posizione di Jameson, per certi versi mi ricorda certe prese di posizione radicali di Foucault, diciamo, in cui sembrava che non ci fosse, cioè, che non c'era spazio per, cioè, questo, come dire, appunto, no? Non a caso Foucault ha tanto lavorato sull'immagine del panopticon, nel senso di questo potere, come dire, tentacolare così, e in qualche modo fagocitante. Allora, da questo punto di vista, Bourdieu, secondo me, introduce degli elementi di mobilità al modello, nel momento in cui appunto lo scompone, e anche tutta la riflessione che lui fa sul campo culturale, a partire da Flaubert, e tutta... Cioè, lui analizza moltissimo nelle regole dell'arte, questo libro è davvero bellissimo, come il campo culturale, soprattutto letterario, si autonomizza nel momento in cui entra in scena il conflitto fra cultura di massa, diciamo, che comunque so fa cultura alta e cultura non alta, non saprei come definire, mo c'è pure Monica che mi dà un po' questa hip hop sei tu, scusa. No, però voglio dire che riflette moltissimo Bourdieu su quella che lui chiama la nascita dell'intellettuale, nel momento in cui analizza la presa di posizione di parola pubblica di Zola sull'affare Dreyfus in Francia. Dice quello è la nascita dell'intellettuale, cioè il momento in cui lo scrittore letterario acquista questa funzione di voce critica pubblicamente, con tutte le ambiguità del caso.